il diritto alla responsabilità genitoriale e quindi le conseguenti scelte che la legge ci attribuisce. A questo punto do la parola a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qua. La prima cosa che vorrei dire è la perfetta sincronia con la quale il sindaco stamani mattina esce sul giornale, forse magari avrà saputo tramite Gianfranco Cimino, forse avrà saputo della convocazione di questa conferenza stampa e allora... Posso spiegare? Questo non lo so. Queste domande io le ho fatte diversi giorni fa. Non sono uscite sulla Nazione per ragioni di spazio. Perché cioè queste sono domande che io le ho fatte diversi giorni fa. Se poi il sindaco la sa... Diciamo, è una... Però, una sincronia che a un certo era un punto, pezzo mio, diciamo, lo so, però, diciamo che è un pezzo mio, chiarisco da parte mia. Perfetto, allora, leviamo la polemica, non ho detto niente, va bene, ripartiamo ai ciò. Allora, noi abbiamo, noi abbiamo fatto determinati domande. Ma era per dire che gliel'ho chiesto io, non è che lui abbia mandato un comunicato. Va bene, capito? Allora, noi abbiamo fatto determinate richieste atti da diverso tempo e le abbiamo fatte all'Istituto Superiore di Sanità, le abbiamo fatte al Ministero, le abbiamo fatte in Europa e le risultanze che a noi ci arrivano sono molto semplici. Il Parlamento Europeo nel 2013 ha recepito il parere dell'OIAC, quindi sapete benissimo chi è l'OIAC, che certifica la possibile cancerogenità delle fibre e filamenti di amianto nell'acqua, ovviamente per ingestione, questo è fuori dubbio. Ci sono gli studi vecchi che parlano ovviamente di inalazione, ma è chiaro che ovviamente la ricerca scientifica va avanti e naturalmente ci sono anche queste correlazioni. Ci è stato risposto in alcuni casi, il ministro dell'Istituto Superiore di Sanità non hanno mai risposto in questa fase, ma qualcuno ci ha detto che comunque ci sono dei limiti normativi dell'OMS. Beh, noi siamo andati a verificare i limiti normativi dell'OMS, che riprende uno studio EPA degli Stati Uniti, e abbiamo visto questo. Allora, lo studio del 2003 è uno studio riaggiornato basato su una valutazione scientifica del 1993. Quindi si sta parlando di uno studio valutato e verificato nel 1993 che ha ricevuto una riconferma 10 anni dopo. Quindi non è frutto di un nuovo studio. Bene? Lo studio EPA di riferimento è del 1987, periodo 87-92 in due stati, Louisiana e Pennsylvania, che ha dato determinati riferimenti, determinate valutazioni, a fronte delle quali l'agenzia americana ha messo questo limite di 7 milioni di fibre per litro. In questo studio si parlava, oltre ovviamente alla correlazione con alcune tipologie di maker tumorali, si parlava ovviamente di mettere in atto alcune tipologie di verifiche e di monitoraggi. In particolare, questa è una cosa che la dovete evidenziare, si parlava di monitorizzare le tubazioni per le erosioni. Le erosioni vuol dire il decadimento dell'uso e del sistema del, diciamo così, in questo caso della tubazione. Qui noi invece parliamo di un'altra cosa, parliamo di crettature e di rotture delle tubazioni. È tutt'altra cosa, dove non esiste nessun limite e nessuna normativa di riferimento. Questa è una valutazione sostanziale al problema. E d'altra parte
che le tubature sono, diciamo così, un approdo, lo avete, diciamo così, come si dice, evidenziato voi, diciamo, quindi sono le cronache, quindi non è che l'abbiamo inventato noi. Allora, noi si va a studiare, si guarda gli approfondimenti, eccetera, eccetera. E allora che cosa viene fuori? Viene fuori, per esempio, che il ministro Lorenzin, che fa una prefazione a questo, questo studio, i numeri del cancro, quindi abbiamo dato un estratto riferito all'amianto, quindi il ministro Lorenzin si presume, si crede, che abbia reputato, diciamo, scientificamente valide queste associazioni, vabbè, altrimenti una prefazione non l'avrebbe fatta, in queste documentazioni al numero 7 ci sono tutti i dettagli che confermano le correlazioni riscontrate anche per quanto riguarda i filamenti di amianto in ingestione, in particolare con i major sulle ovaie o sull'apparato genitale maschile, eccetera, eccetera, e altre correlazioni dove lo IARC le classifica sufficienti per metterle in correlazione. E lo stesso studio recepisce lo stesso studio IARC 2012, ripeto, recepito da una risoluzione del Parlamento europeo nel 2013. Poi potremmo parlare delle difformità sui tipi di valutazione di queste micro filamenti. Perché? Perché per esempio l'EFA usa il sistema TEM, ora non voglio entrare proprio nello specifico, mentre l'Europa usa il sistema SEM. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si misurano in maniera difforme e differente tra i due studi la lunghezza, la larghezza, lo spessore delle fibre, eccetera. Quindi è evidente che quando si fa una comparazione degli studi deve essere fatta con la stessa metodologia, non può essere fatta con un criterio che può prendere quello che ci fa comodo come ulteriore criterio a valutazione delle nostre tesi. Ci risulta per esempio che in base alle linee guida che il governo dà e che la stessa Istituto Superiore di Sanità dà, prescriverebbe la sostituzione delle tubazioni, mentre ci risulta che nella stragrande maggioranza, quando viene fuori una rottura, si ripara. Invece si dovrebbe, se è vecchia, si dovrebbe sostituire. Questo è quello che ci dicono i documenti. Ci risulterebbe, per esempio, che il decreto legislativo 31 del 2001, articolo 4, stabiliva la necessità di un pronunciamento preciso dell'Istituto Superiore di Sanità su questa questione. E a quanto ci risulta, ad oggi apparentemente non c'è stato nessun tipo di pronunciamento chiaro, definitivo e esaustivo su questa questione. C'è per esempio il riferimento ai materiali che si possono usare per il trasporto e la captazione e la distribuzione delle acque per il consumo umano, decreto ministeriale 174 del 2004, e che dice che in queste, diciamo, tipologie di materiali l'amianto o le tubazioni in amianto non sono previste. Allora, se non sono previste, vuol dire perlomeno dal 2004, ove possibile, se ci sono, dovevano essere rimosse. Sono tutte deduzioni che noi facciamo. E io ho scritto direttamente al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e in una certa parte del discorso ho detto, non volendo mancare di rispetto a nessuno,
non vorremmo che questa cosa si trascinasse per altri 20 o 25 anni per poi dover vedere, verificare quello che è successo nella Terra dei Fuochi, dove l'Istituto Superiore di Sanità oggi è stato costretto ad ammettere che si era sbagliato. Noi vogliamo risposte certe, le abbiamo chieste per lettera, nessuno ci risponde, abbiamo il diritto di sollecitare queste risposte. E quindi, da quanto risulta, in base alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, dovrebbe essere l'ASL locale a dare disposizioni o a prendere posizione in merito a questa cosa. E allora, siccome anche la ASL locale era stata chiamata in causa, oltre ad altre associazioni, l'Ordine dei Medici, altri soggetti preposti a vario titolo politico, a livello comunale, a livello regionale, ad esprimersi su tale questione, è chiaro che noi ci aspettiamo, non a breve, a brevissimo termine, una risposta, perché naturalmente queste cose è già da diverse settimane che le abbiamo chieste. E se questo non ci sarà, naturalmente, come è giusto che sia, siccome la legge impone ai cittadini e ai padri e alle madri di essere responsabili, noi, loro, ovviamente, nelle dovute sedi, eserciteranno questo tipo di patria potestà. Perché noi non abbiamo problemi. Cioè, se a noi ci viene detto che l'acqua è potabile, è tranquilla, nessun problema, la cosa decade. Però lo vogliamo scritto con dati scientifici che a questo punto controbattano in modo indiscutibile ed innegabile le valutazioni dell'OIARC. Cioè, in sintesi, ci devono dire che l'OIARC non è un soggetto autorevole per esprimere una valutazione del genere, e quindi noi possiamo stare tranquilli. Perché l'OIARC ha detto esattamente il contrario, c'è scritto lì. C'è scritto esattamente nel comma 7. L'ultima cosa, e credo che sia la questione più importante, è questa. La direttiva europea 9883 disciplina la potabilità delle acque. In questa direttiva, visto la datazione, quindi anche questa vecchia, non esiste una chiara associazione tra l'ingestione delle fibre di amianto e l'acqua potabile. Però la Commissione europea ci ha risposto che ogni 5 anni viene sottoposta alla revisione dell'allegato 1 tutta la situazione e i requisiti di potabilità delle acque e dei sistemi di trasporto delle acque, quindi le inondazioni, eccetera, eccetera, sulla base dei progressi scientifici e tecnologici del caso. Bene, dopo un fitto scambio di corrispondenze, sappiamo che il 2015, 31/12/2015, è finito il quinquennio. Quindi dal 2016 deve essere fatta la rivalutazione. E noi queste cose le abbiamo già dette e chieste in Europa. Ci devono rispondere in maniera chiara, esaustiva,
i vari desk competenti con la revisione dell'allegato 1 che tenga in considerazione tutte queste problematiche, immettendo in questa regolamentazione non solo le valutazioni relative all'erosione delle tubazioni, ma anche alla rottura e alla crepatura, perché chiaramente sapete benissimo che quando si rompe un tubo nessuno sa la quantità di filamenti, la lunghezza, lo spessore, la grandezza di quanti filamenti possono circolare nelle tubazioni. Siccome questo non è mai stato approfondito, siccome ci si fa un riferimento alle leggi internazionali basato solamente sull'erosione, è chiaro che qui si parla di un'altra cosa. E quindi ci devono dire se questa cosa verrà regolamentata oppure. Io ho finito, se qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa.